hai tratteggiato la figura di Michele Emiliano, ma in fondo quale Emiliano traspare dal tuo libro? Chi è insomma questo Michele Emiliano? Beh, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, è un grande attore, ma soprattutto è un grande leader. È un uomo di una grande visione politica. Innanzitutto è riuscito a schiacciare il centro-sinistra ed è riuscito ad aprirsi al centro-destra. Un vero affabulatore. E in qualche modo, secondo te, questa figura come nasce? Riesce a essere in qualche modo obiettivo, anche se un po' difficile, lasciando ai posteri e ai lettori l'ardua sentenza o no? Beh, possiamo affermare con certezza che in questo momento il governatore soffre un po', perché il centrodestra dopo 15 anni è riuscito a ricompattarsi, ne esce forse un po' ferito. E dal punto di vista umano ti ha insegnato qualcosa in questo libro? Beh, sicuramente raccontare Michele Emiliano è stato emozionante, perché veramente lui è un grande lottatore. Da un punto di vista umano è una grande risorsa, ma soprattutto Emiliano è un grande talento dalla politica regionale. Peraltro Tommaso vuole sempre far emergere questa sua presunta forza, come se fosse un uomo solo al comando. È veramente così secondo te? Di fatto è così, però è un grande uomo, un uomo che ha una grande sensibilità e riesce anche ad emozionarsi, soprattutto sui canali nazionali e soprattutto a ridosso della campagna elettorale.